Comitato Viale Gramsci e non solo cittadini comuni che aderiscono già da giorni all'iniziativa, è una petizione. Intanto partiamo da quante firme sono state raccolte? Sono state raccolte poco meno di 300 firme, 292 e in 4 ore, perché sono state raccolte tra mercoledì sera e sabato mattina. Abbiamo deciso di depositarla subito perché il numero di firme è eloquente, nel senso che così tante firme in così poco tempo indicano che c'è volontà univoca da parte del quartiere di volere fare determinate richieste alle istituzioni per arrivare a risolvere i problemi. Poi saranno le istituzioni a dover fare il loro mestiere. Quali sono i contenuti che sono stati inseriti nella petizione? Le problematiche che vengono indicate nella petizione sono sempre le solite. Le richieste sono formulati in 12 punti, verrà messa scaricabile e leggibile sulla pagina del comitato domani. Fondamentalmente la cosa più importante che si va a chiedere, ed il primo punto, è un presidio fisso, perché crediamo che sia la strada da seguire per poter contrastare questa piazza di spaccio e questa presenza di prostitute che c'è a inizio Viale Gramsci, che nasconde comunque uno sfruttamento della prostituzione. Firme depositate oggi in comune, dove il comitato e una sua rappresentanza ha avuto un incontro con il sindaco. Che cosa avete detto e quali sono stati i punti di questo confronto? Abbiamo ribadito le problematiche che ci sono dal 2015 in Viale Gramsci, che sono quelle che sono esposte nella petizione. Il contro è stato positivo, è stato disteso, e il sindaco ha ribadito la volontà di riqualificare la zona, quindi urbanisticamente e socialmente, perché una riqualificazione non può prescindere l'una dall'altra. Lì diamoci un po' di tempo e vediamo se iniziano ad esserci dei miglioramenti. Fino adesso non ci sono stati, ma guardiamo avanti e vediamo se migliora. Nonostante qualche intervento è stato fatto, le forze dell'ordine nell'ambito del Comitato della Sicurezza Pubblica hanno sicuramente anche intensificato i passaggi. C'è stata un'illuminazione, qui siamo in un punto, quello delle panchine, in cui qualcosa si è fatto sotto l'aspetto dell'illuminazione, ma i problemi poi alla radice non sono stati risolti. I rapporti con le istituzioni sono ottimi, perché vediamo che il lavoro viene fatto da parte delle istituzioni. I problemi però c'erano e ci sono, e quindi vuol dire che qualcosa di sbagliato potrebbe esserci.